Ancora una volta a tale e quale show, Cristiano Malgioglio nel giudicare l'esibizione di Valeria Marini nel corso della puntata del 21 ottobre non è stato gentile, demolendo l'interpretazione della showgirl stellare nei panni di Shakira, cantando Waka Waka, This Time for Africa, inno dei mondiali 2010 in Sudafrica. Il paroliere siciliano ha stroncato la concorrente di Carlo Conti per la sua ennesima performance da incubo, come ha enfatizzato per sottolineare che ne è rimasto scioccato. Sono diventati iconici i commenti di Cristiano Malgioglio a tale e quale show. Il giurato infatti è solito criticare severamente le esibizioni sul palco, e nel corso di quest'edizione ha preso di mira più volte la sua amica. Così al momento del suo verdetto non ha risparmiato alla Marini un giudizio tagliente con cui l'ha bocciata senza appello. Tale e quale show, Cristiano Malgioglio demolisce Valeria Marini. Il cantautore siciliano all'inizio dell'esibizione ha mostrato dei cartelli su cui c'era scritto «Meglio tacere», ma non si è trattenuto dallo stroncare la performance della showgirl stellare, sentenziando «Ah, no, devo parlare». Più che Shakira sei stata una sciagura. Sei stata veramente, io sono sconvolto, come si dice? Uno scempio. Ma come si fa ad imitare Shakira amore, che è pazzesca? Hai stonato dall'inizio alla fine, perché ti devo dire che sei brava? Leggi anche, Elisabetta Canalis torna single, i retroscena che lasciano pochi dubbi, matrimonio al capolinea, Malgioglio ha letteralmente demolito la sua amica, la quale non ha dato il meglio di sé nell'interpretare Shakira come ribadito dalla voce della giuria, che tornando alla carica ha detto, tu non sai imitare nemmeno Valeria Marini, non sei brava e non ti devi offendere. Dico quello che penso. Siamo amici, ma qui faccio il giudice e allora ascolto Shakira e nelle mie orecchie ho la voce di Shakira. Inoltre, mentre ballavi la danza del ventre, amore mio, se mi metto di là faccio meglio di te. Il paroliere non si è trattenuto dal dire la sua su un'esibizione che ha bocciato, trovandola inaccettabile, e si è addirittura tappato la bocca, per evitare di massacrare con parole pesanti la concorrente del talent sui VIP, che invece è stata apprezzata dal pubblico che non ha condiviso il sermone di Malgioglio, che è stato fischiato. Leggi anche, Gabriel Garco, il retroscena che nessuno conosceva, ho capito di essere gay grazie a Monica Bellucci.